Le ferrovie non gli bastano. Ora Starrick possiede una compagnia di omnibus. Credo voglia controllare gli spostamenti degli operai per averli in punto. Earl Hathaway è la rivale di Starrick, vero? Forse dovrei mettermi in affari. E tu, Ivy? Che piani hai? Ho studiato le carte recuperate da casa di Kenway. Sono diretta a un certo monumento. Jacob, Ivy, siete voi. Grazie a Dio. Stai sperimentando, Alec? Esatto. Hai un'aria davvero esausta. Nervosismo. È per quei babbei che Starrick continua a mandare da me. Mi sta offrendo delle somme scandalose. Alec, non stai pensando di cambiare bandiera? Mai. Ho ideato qualcosa nel caso diventassero insistenti. Serve soltanto a stordire, se necessario. Sicuro che funzioni? Non proprio. Ne ho prodotte tre con gradi diversi di acidità e cose del genere. Beh, una formula sarà quella giusta. Proviamola sugli sgherri di Starrick, allora, vi va? A proposito di Starrick, trasmette ancora false informazioni. Potremmo distruggere i suoi trasmettitori. Sono sorvegliati troppo bene. Le bombe aiuteranno, ma non ha senso produrre bombe che potenzialmente non stordiscono. Fermi tutti! Sembra che l'opportunità stia bussando alla porta! Oh cielo, stavolta hanno l'aria arrabbiata. Stai indietro, Alec. No, propongo invece di fare un piccolo gioco linguistico. Prendete le bombe e salite sopra il tetto. E quando io dirò il nome di un frutto, voi gettatene una. D'accordo. Oh, già, quasi scordavo. Mettete queste ai vostri stivali e sarete immuni a praticamente tutte le scariche elettriche. Beh, credo. Siamo qui per sfasciare tutto, vero Buzz? Avete uno di quei telecosi qui, vero? E leggete i messaggi della Starrick Company. Questo è falso, come dire che la Starrick Telegraph Company offra informazioni imparziali, signore. Come prego? Le promesse del vostro capo sono aria fritta e spero che cadranno come una vera cotta. Cos'è questa storia delle pere cotte e... Oh, non mi sento molto bene. Oh, è disgustoso! Diamine! Oh, mocciosi! Oh, sono sempre in vena di scherzi. Bello, ti prendo a pugni finché diventi bello! Oh, ma pensa! Che bel gioco di parole! E dire che all'apparenza credevo foste aspri e acidi quanto limoni! Che quasi vero un infarto! Limoni? Vuole fare il simpatico! Ehi! Hai sganciato ancora, Bill! Che schifo! Ma no, Buzz! Prende alla gola! I mocciosi e le loro bombe puzzolenti le lanciano in continuazione.
dici dove tieni quel telecoso. Conto fino a tre. A tre? Bene, bene. Vediamo se ci arrivi. Uno. Pensate davvero che lo terrei qui? Vedete dei cavi? Un telegrafo senza cavi è come una campana senza batacchio. Te lo do io il batacchio. Oh, accidenti! Sei viola come una prugna! Bravo, Alec. Merito tuo, Jacob. La tua sola presenza mi ha dato il coraggio e la risolutezza che di solito mi manca. Ho dimostrato spirito anche. Bene, allora prepariamo altre bombe e liquidiamo la propaganda di Starrick, d'accordo? Oh. Non ho tutto il giorno. Più a lungo riusciremo ad impedire a Starrick di divulgare false informazioni, più tempo ci resterà per screditarlo agli occhi della gente. Andiamoci dentro, allora. Incredibile. Mia madre dice che nella sua strada ci sono mogli che cercano ancora di comprare l'Elisir Lerifico. Così ho deciso di svelare ai suoi vicini la verità su quell'incontro. Bene, Alec. Puoi di certo bussare a ogni porta. No, infatti non hanno sempre gradito. Il che dimostra che è più difficile scacciare l'ignoranza che le pescivendole per gli schemi. Oirati dalle fogne. Ma se riuscissimo a prosciugare la fonte che alimenta continuamente queste sciocchezze, allora a poco la verità potrà tornare a galla e finalmente trionferà sul mare. Noi lo faremo allora. Ci siamo. Dobbiamo entrare senza farci notare, però. Mentre io li stordisco, tu entri. Distruggerò nulla, ma tre pezzi di trasmettitore. Sarà inutile come ballare davanti a un bagno pubblico senza un penny. Ehi, ehi! Che appartenga a menti corrotte. Oh, oh, bene. Spero che le guardie non pattuglino. Qui la faccenda si sta facendo molto pericolosa. Oddio santo, lo sapevo! Sono con te! No! Ci è mancato davvero poco! No! Ah, mi ha
fatto sudare, ma l'ho tirato come fa un dentista con un dente guasto. Là. Passa all'altro pezzo, Alec. Qui la faccenda si sta facendo molto pericolosa. Oh, santo, lo sapevo. Miei cari Jacob ed Ivy, vi devo ringraziare di nuovo per aver protetto ciò che è più caro a me e alla nostra causa, la libertà di parola. È una fortuna che il tuo genio sia al servizio del bene comune, Alec. Tuttavia, credo sia meglio che tu lasci il laboratorio. Non serve, non ora che mi avete insegnato il coraggio. E poi, con i miei piccoli aggeggi, ho tutta la protezione che mi serve. Se doveste ritrovarvi ad avere un momento libero, passate pure.